Buongiorno. Buongiorno bimbe a scuola. E là. Ciao amore. No. Buongiorno. Dai, andiamo a scuola? Andiamo a scuola. Ani. Ciao. Buongiorno amore. Buongiorno signorina, ci siamo svegliate? Siamo vestite per metà. Adesso andiamo a lavarci. Buongiorno tesoro. Ciao cucciola. Tu e il tuo cucciolo. Ti stai coccolando con Gasper. Adesso andiamo in bagno io e Ani, Vane, poi arrivi tu, va bene? Dai. Amore, stiamo andando a scuola e tu cosa vuoi dire? La poesia. La poesia. Dai che oggi la devi dire alla maestra. Pronta? Ed è la poesia della Q, che si scrive con la C e non con la Q di quadro. Vai! Conosci la tribù dell'indiano Cucù? C'è l'indiano cuore che l'accogliere muore. C'è l'indiano cuoco che fa un bel fuoco. C'è cuoio l'indianone che fa lo stregone. C'è scuola l'indiana che tesse la lana. Conosci la tribù degli indiani cucù? Se la scrivi con la Q, tutta ride tutta la tribù. Bravissima, oh, amore mio! Quindi come si scrive? Con la C. Brava amore, adesso andiamo a scuola che è molto tardi. Ciao amore, buona giornata. Buonanotte cuccioline. Ciao, dove sei? Ciao amore, che c'è? Sei arrabbiata? Quindi non sei stata interrogata di niente amore? Neanche della filastrocca? Vabbè, meglio così, abbiamo più tempo per ripassarla. Qualcuno ha fame? Cosa vuoi mangiare per merenda? Sempre crepe? Ma non puoi scegliere una merenda diversa? Non so, frutta? No. Tu cosa vuoi? Crepe. Vabbè dai. Poi oggi fa un caldo bestiale, Vane. Sembri già tutta abbronzata te. E tutto bene a scuola? Carina? Non è che mi piace molto che tu stia in giardino da sola, eh? Ascoltami. Preparo... Sì, e ti chiamo. Però guarda che non devi uscire fuori dal cancello, d'accordo? Sì, d'accordo. Mi raccomando Anastasia, non uscire e se si avvicina una macchina, qualsiasi persona, entra subito dentro, ok? Uscire un pochino con Gasper, 2 minuti. No. Il tempo di fare la crepe. No. Dai, no. Dai Ane, lo sai che non voglio che sta da sola, è sola. No. E io non ti faccio la crepe. Dai, no. Sei rientrata? Eh? Sì. Perché fa caldo fuori, vero? Vero amore? Hai fame? Ho rotto la prima crepe, quindi me la mangio io. E voi aspettate. Io poi la mangio. Ma sei rotta. Non la adesso ne sto facendo altro. Piedona. Buon appetito, signorina. Tu dovevi essere l'ultima e sei la prima? Com'è, buona? Sì? Ma si può che vi cibate solo di crepe alla Nutella in questa casa? E ho fame. Non si fa da sola, eh? Ci devo essere io dietro i fornelli. Perché non ve le preparate voi? Imparate a farvele. Okay. Potreste imparare a farle. Dai. Eh? Così me ne cucino 100. Certo, perché io te ne cucino di meno, vero? 5. Okay. Vuoi farlo il bagnetto dopo? Sì. Più tardi? Che ieri lo volevi fare e non abbiamo fatto in tempo? Anche tu, signorina. Ah. Capito? Mangi le patatine dopo la crepa alla Nutella. Ma la frutta l'hai mangiata a scuola? Sì, 8 volte. 8 volte cosa hai mangiato? La mela. La mela, 8 pezzi di mela, 8 spicchi. Allora sei stata bravissima. Però non devi ammazzarti di cibo perché poi dobbiamo fare il bagnetto. E se hai lo stomaco troppo pieno il bagnetto non si può fare. Però sai cosa possiamo fare? Prima inglese magari. Ma che inglese? Non hai il compito di inglese. Poi devi anche leggere il libro, eh? Tu dove stai andando? Alla ricerca di cosa? Bimbe, ma perché avete tutta questa fame quando tornate a casa? A scuola avete pranzato? Sì. Sì? Cosa c'era oggi? Pasta sugo. E l'hai mangiata tutta? Sì? E tu, Vane? Mi piaceva. Perché? Com'era? Molto sapore.
molto salata. No, non l'ho mangiata tutta. Stasera li mangiamo ancora i ravioli al sugo come ieri? Sì. Ci sono, quelli che avete fatto tu e papà. Yeah, allora non mangiate troppe schifezze. Tu l'hai mangiata la mela oggi, Vanessa? Brava. 8 pezzi. Anastasia, 8 pezzi. Tu perché no? Non l'ho neanche presa. Ma la devi prendere. Ma no, ce la danno le maestre solo questi minuti. Ma non ci credo. E tu chiedigliela, maestra, io pretendo la frutta perché ne vado matta. Dove vai? Mi ha chiuso la porta in faccia, tua sorella. Vabbè, dai, finisci di far merenda che poi facciamo i compitini, ok, tata? Sì. Adesso si fanno i compiti. Ciao, lui. Spegni. Salutiamo Sofì e lui. Cosa c'è? Vanessa, devi studiare, alzati. Tu con... Sì, tu lo puoi fare con papà, certo, però devi leggere il libro, Ani, eh? Ok, cosa facciamo? Prepariamo il bagnetto? Lo fai? Dove vai? Vai a prepararlo. Posso stuzzicare due patatine? No, perché devi fare il bagnetto, stuzzichiamo stasera a cena. Chi? Sì, adesso arrivo, sono appena scesa, dai, torno su. Prendi questa maglia, amore, portamela su, per favore, che l'ho dimenticata, che ho steso, ho ritirato i panni, sto facendo altre lavatrici. Sì, sembri la Madonna di Lourdes. Ok, dai, prepariamo il bagnetto. Allora, fammi vedere cosa mettiamo, le nostre 52 paperelle, ma non tutte, vero? No, No. Qualcuna, ma non tutte. Poi le raccogli tu dalla vasca da bagno. Tanto le mettiamo tutte. Poi le raccogli tu? Le sciacqui e le rimetti lì dentro? Ok, se lo fai tu puoi fare. No, adesso, aspetta, prima riempiamo l'acqua. Mettiamo questo. Devi mettere il tappo. No, non si schiaccia così. Guarda che voli nella vasca. Si gira quello verso il rubinetto. E lui si chiude da solo, c'è bisogno di schiacciare. Acqua calda, doccia schiuma, metti questo che è buono. Dai, sì, mettilo là. Ma che tutto? Secondo te basta, basta. Tu sei pazza, tu non sei normale, sei fuori. Ok, adesso possiamo andare giù. Le paperelle le mettiamo dopo? Sì, le abbiamo già viste le tue paperelle, non ti preoccupare. Ma quanto ti manca la crociera? A me Fragolina piace. Fragolina, ciao! Non chiamare, guarda che tutte mi piacciono. Eh beh, sono tutte belle. Pensa che ne abbiamo anche regalate tante, vero? Questa, però era bella che non le regalavo, almeno ce l'abbiamo. Beh, ma le abbiamo recuperate di nuovo lo stesso. Guardate questa. Le regalate ai bimbi sulla nave, che non le avevano. Perché sei generosa. No, però adesso abbiamo fatto il bagnetto e non c'è l'acqua dentro. Bisogna svuotarle, Poi le svuoti tu, Va bene, amore, io vado giù a finire di fare una cosa e poi torniamo su e facciamo il bagnetto, va bene? Ho detto che non potevi mangiare. Vanessa, tu mi devi ascoltare. Non si può fare il bagno se si ha lo stomaco pieno. Perché rischio... Vanessa, smettila, Non si può fare il bagno se si ha lo stomaco pieno, perché rischi una congestione. Guarda che non ti mando i pop. Tu fai quella faccia da superiore, non mi ascoltare, e tu salti i pop e anche il saggio. Sì. Basta. Basta. Non puoi, basta! Guarda che non sto scherzando. Lo sai che si può star male? Se si fa il bagno con lo stomaco pieno, lo sai? Dove vai? Ma cosa stai facendo? No, ma tu stai scherzando, veramente, mi stai prendendo in giro, dai, non esagerare, dai, su, chiudi. Devi fare il bagno, c'è tua sorella che sta già mettendo tutte le paperelle in acqua. Bevi e basta, eh. Ale, alla miseria. Direi di sì, amore, direi che è pronta. Aspetta però, voglio capire se è fredda. Oh, è perfetta, ma sei stata bravissima. Caspita, Rina. Complimenti, Ani. Va bene, adesso ti cambi, ti butti nell'acqua. Ti chiedo solo una gentilezza a te e a tua sorella. Non
bagnate per terra come l'ultima volta, d'accordo? Sì. Buon bagnetto. Ciao. Oh, hai finito? Cosa c'è? Niente. Come mai sei già uscita? Ci hai messo pochissimo. Non stai bene? Solo quella caldissima, era bollente. Non è che perché hai mangiato? No, ti veniva da vomitare? No, avevo mal di testa. Avevi mal di testa, era troppo calda l'acqua, la stanza è ancora dentro. Vabbè. Non so, no. Mi sentivo tipo svenire. Ma era troppo calda allora. Ma a me non sembrava così calda. Non potevi metterti l'acqua fredda? Certo, hai perso i sensi con l'acqua bollente. Ti sei indebolita. Vabbè, adesso asciughiamo i capelli e poi faccio uscire tua sorella. Vado a prendere i vestiti a Vanessa. Tra 2 minuti torno e asciugo i capelli a te perché è già tardissimo, ok? Sì, ok. Se vuoi iniziare ad uscire, esci, va bene? Sì. Ma che ti ridi? Amore, vado a tirar fuori Anastasia dal bagnetto perché è più di un'ora che è dentro, ok? Brava, amore! Sei riuscita! Bravissimo! Allora vado un attimo giù e arrivo subito che ti asciugo i capelli, ok? Ascolta, guarda che Anastasia si è messa l'accappatoio, è uscita. Ti va un attimino di iniziare ad asciugarla? Che devo andare giù a mettere il ragù? Arrivo Dai. Subito. Andai che ti asciuga. Ma perché è chiuso? Ci vuole, prova, no? Non so cosa devo fare. Devi girare la chiave. Non va. Cosa hai fatto, Ani? Che non so, non riesco. Perché hai chiuso? Ma che ne sapevo, pensavo che tu sapevi aprirlo. Dai, Vanessa, mi stai facendo venire l'ansia, ma ci vuole così tanto ad aprire una porta. Ce la faccio io. Fallo tu. Niente, non riescono. Guardate che io il telefono anche scarico, papà non c'è, come devo fare? Dai, cosa ci vuole? Gira la chiave? Ah, ecco, tu perché hai chiuso? Non lo fare più, perché adesso c'è la tua sorella, se eri da sola cosa facevi? Ti sei spaventata? Comunque hai 9 anni e mezzo, non riesce ad aprire una... Adesso mi richiedo di nuovo e non mi apro più. Perché? Sei arrabbiata con me? Sei sempre arrabbiata con me? Cioè, lei ti chiude in una stanza e tu ti arrabbi con me? Cioè, ci vado sempre di mezzo io, mi avete fatto venire un colpo. Vabbè, avrei provato io ad aprire con l'altra chiave. Però, bambine, fate le brave. Magari potevi fare cadere questa. Ma potevi anche sfilarla tu senza che io la facessi cadere. Vi chiudete ancora dentro la stanza? Sì, ciao. Sì, vabbè, state distruggendo una porta per niente. Amore, perché ti sei chiusa dentro? Sei spaventata? Sì? Ma non lo farei più però, Ani. Capito? Che adesso c'ero io. Ma se io non c'ero, cosa succede? A parte che in casa da sola non puoi stare, però... Va bene, fai la brava? Dai, asciughiamo questi capelli. Boh, sei pronta anche te? Allora, promettete di non fare più stupidaggini? Soprattutto tu? Nel senso, hai voluto provare questa nuova emozione, non c'è bisogno di guardarmi male, Però la prossima volta pensa, perché se Vanessa... Ma chi è che ha aperto la fine? Tu o tu? Io. Tu? No, io. Non tu? È vero, sono io che sono arrivata e ho aperto. Bimbe, sono stanchissima, andiamo a dormire. Oggi mi avete fatto spaventare, brave, complimenti. Mi raccomando, adesso tolgo tutte le chiavi dalle porte di questa casa. Sì, tutte. Tanto a voi non servono, non vi dovete chiudere dentro nessuna stanza. Buonanotte, cuccioline e cucciolini. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like a questo video. Beh. Ciao. Buonanotte, ciao. Buonanotte.